Carissime amiche e carissimi amici, buongiorno a tutti. Ci ritroviamo dopo un po' di giorni che non ci sentivamo più, a cagione del fatto che le temperature che si sono registrate nella mia zona sono state davvero terribili e anche oggi comunque viaggiamo su temperature che sono assolutamente alte. Nei giorni scorsi vi ricordo che abbiamo addirittura qui dove abito io superato i 40 gradi e oggi, anche perché ieri è piovuto un pochino, stiamo sfiorando questa temperatura, anche se il clima si è fatto un poco più mite. Bene, ero partito con l'idea di addentrarmi nel discorso ancora filosofico come quello che riguardava Fichte, che è un filosofo che abbiamo concluso. E quindi il prossimo a venir presentato sarebbe dovuto essere Schelling, però effettivamente ho pensato che non era un argomento così diciamo estivo, particolarmente appetibile e particolarmente comprensibile dopo tutto in condizioni ambientali che fossero proibitive. E allora si trattava di scegliere magari per un argomento che fosse altrettanto accattivante, ma di tutt'altro genere e che fosse sì interessante, ma magari anche più leggero. E allora ho pensato di condividere, ecco, proprio nell'ottica della condivisione con tutti voi, in questa che tra l'altro è la giornata in cui ricordiamo i genitori della Beata Vergine Maria, ovvero Sant'Anna e San Gioacchino, ho pensato di leggere e quindi condividere in questo modo un racconto salesiano, un racconto che traggo proprio dal bollettino salesiano che mi giunge bimestralmente, così come vi avevo parlato del fatto che mi giunge ogni 6 mesi la rivista Fratel Bordino, una proposta, così mi giunge anche il bollettino salesiano su cui ci sono vari articoli che vale la pena di leggere per poter avere un'informazione, ma anche momenti emotivi di riflessione. E allora ho pensato che potevamo tutti insieme riflettere su una serie di racconti, e ne ho scelto uno tra questi, che viene pubblicato proprio nel numero di questo bimestre, quindi nel numero del bollettino salesiano di luglio-agosto 2022 a firma di BF, probabilmente quindi il direttore di questo bollettino salesiano, che riporta nella rubrica I fioretti di Don Bosco sempre alcune particolarità e alcuni racconti veri, tra l'altro, che riguardano la vita di questo nostro grande santo, oserei dire santo locale, in quanto era appunto delle mie zone, santo nazionale e assolutamente internazionale e mondiale. Bene, ma non voglio attardarmi oltre, per non abusare troppo della vostra pazienza e allora darei subito la voce a questo punto al bollettino salesiano, poiché di mio in questo caso non c'è nulla se non la riflessione insieme a voi e il fatto di condividere, facendomi da tramite, usando quindi la mia semplice voce, per poter trasmettere quello che il bollettino salesiano di questo bimestre ci vuole appunto trasmettere e rappresentare nella rubrica I fioretti di Don Bosco. Vado con la lettura. Si intitola In principio c'era un prato. Don Bosco riuscì ad affittare un prato circondato da una siepe. Non era lontano da casa Moretta, per andarci bastavano 50 passi. C'era una specie di capannone nel mezzo, dove si custodivano gli attrezzi dei giochi. Attorno ogni domenica si rincorrevano e si sbizzarrivano 300 ragazzi. In un angolo, seduto su una panca, Don Bosco confessava. Verso le 10 rullava un tamburo militare e i giovani si incolonnavano. Poi squillava una tromba e si partiva verso la Consolata o il Monte dei Cappuccini, quindi tutte zone di Torino, no? Il Monte dei Cappuccini, appunto questo monte che c'è proprio all'interno della città di Torino, dove ci sono appunto ancora questi cappuccini. Là Don Bosco diceva la messa, distribuiva la comunione e poi la colazione. Un ragazzo appena arrivato dal paese, Paolo C. Puntato, quindi Paolo C.,
Garzone muratore, un giorno si unì alla turba dei ragazzi che andavano al Monte dei Cappuccini. Ecco il suo racconto. Quindi qui proprio abbiamo il racconto di questo ragazzo Paolo C. Che ricorda, che ha poi ricordato a posteriori la sua esperienza, appunto il suo approccio educativo con Don Bosco. Dice il ragazzo, venne celebrata la messa, molti fecero la Santa Comunione, poi andarono tutti nel cortile del convento per fare la colazione. Credetti di non averne diritto e mi ritirai aspettando di unirmi a loro nel ritorno. Ma Don Bosco mi vide e mi avvicinò. Come ti chiami? Paolino. Hai preso la colazione? No, signore, perché non mi sono confessato né comunicato. Ma non occorre né confessarsi né comunicarsi per avere la colazione. Che cosa occorre? Avere appetito. Mi portò vicino al cesto e mi diede in abbondanza pane e frutta. Discesi con lui e nel prato giocai fino a notte. Da quel momento, per molti anni, non abbandonai l'oratorio e il caro Don Bosco che mi fece tanto del bene. Una sera di festa, quindi qui finisce il racconto del ragazzo, ma procede poi il racconto appunto che riguarda la vicenda più in generale. Una sera di festa, mentre i ragazzi giocavano, Don Bosco vide al di là della siepe un ragazzo sui 15 anni. Lo chiamò. «Vieni dentro, da dove vieni? Come ti chiami?» Il ragazzo non rispondeva. «Don Bosco, ma cos'hai? Ti senti male?» Esitò ancora, poi quasi schiodando le labbra disse solo «Ho fame». Il cesto era vuoto. Don Bosco mandò a prendere del pane da una famiglia vicina e lo lasciò mangiare in pace. Poi fu il ragazzo stesso a parlare, come per togliersi un peso dal cuore. «Faccio sellaio, ma il padrone mi ha licenziato perché non so lavorare bene. La mia famiglia è rimasta al paese. Stanotte ho dormito sui gradini del Duomo e stamattina, per la fame, volevo rubare. Però avevo paura. Ho provato a chiedere l'elemosina, ma mi dicevano «Sano e robusto come sei, vai a lavorare». Poi ho sentito gridare dei ragazzi qui e mi sono avvicinato. «Senti, per stasera e stanotte ci penserò io. Domani andiamo da un bravo padrone e vedrai che ti prenderà. Se poi vuoi venire ancora qui nei giorni di festa, mi farai un piacere». «Verrò», rispose appunto il ragazzo. Ecco, questo è uno dei tanti racconti, uno dei tanti fioretti di Don Bosco, come viene chiamata questa bellissima rubrica interna, curata appunto dai salesiani, del bollettino salesiano, e questo è uno dei tanti racconti che vengono inseriti per poter raccontare intanto vicende che hanno riguardato la vita del santo e mettono in luce il suo comportamento in precisi momenti, anche decisioni che il santo prese in riferimento a come approcciarsi nel miglior modo educativo con i ragazzi, e poi raccontano appunto episodi dalla vita del santo. Quindi, oltre ad esserci sempre un monito morale e un insegnamento morale di stampo cattolico, c'è anche appunto tutta una serie di avvenimenti che hanno riguardato la vita del santo e coloro che lo hanno incontrato, che vengono per l'appunto messi in evidenza. Bene, io per oggi concludo qui, il video è piuttosto breve e tra breve spero ci rivedremo con un nuovo video. Grazie per la vostra cortese attenzione e magnifica serata a tutti.